Buongiorno a tutti, torna la versione Ritorno al Futuro Book Edition con il mio quadernino delle letture e oggi andiamo a sbirciare le mie letture del 2005. Come vi avevo già spoilerato, i miei anni migliori da lettrice mi sa che sono passati perché nel 2005 il numero di letture scende a 21 per poi peggiorare ancora negli anni successivi, ma partiamo subito, perché il primo libro del 2005 è un classicone che io all'epoca avevo valutato come molto bello, ma che poi negli anni ho abbastanza rivalutato, non tanto per i temi trattati, ma per il modo in cui vengono trattati questi temi. All'epoca fu un successo mondiale incredibile che consacrò quest'autore nel panorama, della scrittura un po' thriller d'avventura. Sto parlando di Dan Brown con Il Codice da Vinci. All'epoca ricordo che mi piacque moltissimo, più che altro per quelli che sembravano delle teorie abbastanza rivoluzionarle sulla figura di Gesù e la Maddalena e tutte queste cose qua. In realtà poi, approfondendo un pochino la questione, mi sono resa conto che Dan Brown non ha inventato nulla, ma che queste teorie circolavano nell'ambiente già da un sacco di tempo. Semplicemente lui le ha confezionate bene in un romanzo piuttosto funzionante, scorrevole e avventuroso, però ecco, adesso non lo valuterei come un romanzo bellissimo, però di buon intrattenimento. Continuando con le letture universitarie, invece, come seconda lettura dell'anno, c'è Il mio cuore messo a nudo di Baudelaire. E rientrando insomma in un ambito di studi, però studi personali, La danza delle anime luminose di Ada Darriès, che è un libro sulla femminilità magica, sul potere del femminile e il paganesimo, quindi una lettura di sicuro. In realtà è una sorta di romanzo, però io l'avevo letto quasi come materia di studio, appunto per approfondire l'ambito più spirituale. Dopodiché un vero e proprio romanzo che riprende un po' queste tematiche, ma lo fa in maniera secondo me molto più, appunto, da un certo punto di vista più credibile, perché la scrittrice mi piace moltissimo, però sicuramente molto più infiocchettato, sto parlando di Marion Zimmer Bradley con Le querce di Albion. Tornando alle letture invece da università, un libro di cui non mi ricordo nulla, Caligola di Camus, oddio, scusatemi, io le pronunce francesi io non ce la posso fare, qualcuno mi dica Fede se passi di qua, grazie. Poi Peter Pan di Barry, di cui in realtà ricordo veramente molto poco, perché la storia di Peter Pan la conosciamo tutti, grazie ai film della Disney e a Hook Capitaloncini. E a Neverland, quel film bellissimo con Johnny Depp e chi è che c'era? Johnny Depp e non mi ricordo più, vabbè, però era bello, mi ricordo che mi era piaciuto. E poi torniamo a una delle mie scrittrici preferite, che era diventata mia scrittrice preferita già negli anni precedenti e che è ancora oggi, Robin Hood con L'assassino di corte, che è L'assassino di corte è il secondo volume della prima trilogia dei Lunga Vista. Questo finalmente viene segnato da me come molto bello. Forse dopo, al secondo volume, inizio a capire che Robin Hood è un genio, incompreso in Italia. Due letture, sempre per l'università, Marguerite Duras e Antonin Artaud con Il dolore della Duras e L'arte e la morte di Antonin Artaud. Antonin Artaud è uno scrittore e poeta francese che all'epoca, appunto nei primi anni del 2000, mi aveva colpito talmente tanto, da spingermi a scrivere questo aneddoto, un testo ispirato alle sue opere, per una canzone che poi abbiamo suonato per qualche anno col gruppo e che adesso secondo me è stata ingiustamente abbandonata. Forse la dovremmo recuperare. È che siamo cambiati tanto, quindi non so se potrebbe essere ancora adatta a quello che facciamo, però ero molto fiera di questo testo, devo dire che era abbastanza visionario, un po' come quelli di Artaud. Un libro leggerino per, di, come dire,
distrarsi un po' dopo tutte queste letture un po' impegnate, Sai tenere un segreto di Sophie Kinsella. Io credo di aver letto dopo questi, sì, infatti ancora svariati libri della Kinsella, ma anno dopo anno, libro dopo libro, hanno iniziato a stufarmi sempre di più, diventavano sempre uguali, la protagonista sempre più insopportabile. Secondo me avrebbe dovuto farsi curare perché aveva evidentemente qualche disturbo sia di fiducia nei confronti del marito che di gestione del denaro e di presa di responsabilità, però vabbè, chi sono io per dirlo? Hotel Iris di Yoko Ogawa, di cui non ricordo nulla, assolutamente nulla. Il Diavolo Veste Prada della Weisberger, non so neanche leggere il cognome dell'autrice, che all'epoca mi era piaciuto molto perché secondo me si distanziava abbastanza, cioè rientrava nel genere un po' kinselliano, però l'avevo trovato più divertente, più anche con una certa morale, se così vogliamo definirla, e mi era piaciuto molto di più. Dopodiché una lettura che io ancora oggi consiglio sempre super volentieri, che mi è piaciuta moltissimo, che mi piacerebbe molto rileggere in una delle 12 vite che dovrei dedicare alla rilettura dei libri, ovvero American Gods di Neil Gaiman, un caposaldo della letteratura fantasy contemporanea americana, bellissimo, veramente bellissimo, che hanno poi ripubblicato in 100.000 edizioni diverse e che io vorrei possedere tutte, grazie. Poi L'abito di piume di Banana Yoshimoto, di cui non ricordo nulla, e un libro di cui stupidamente non ho segnato tutto il titolo e quindi non ricordo neanche che libro sia, perché l'autore è E. Ike, Iniziazione, Memorie di un... Adesso vado a vedere su Google chi sarà Ike e chi sarà Iniziazione, Memorie di un... Allora, io stento a ricordare, stento a credere anche di aver letto un libro del genere e non mi ricordo assolutamente niente perché letto così pensavo fosse una cosa più, sì, certamente un po' spirituale vista la parola iniziazione, ma a quanto pare Elizabeth Icke scrive il libro Iniziazione e Memorie di un'Egizia, dove racconta di come prese coscienza di una vita precedente svoltesi 7.000 anni fa nell'antico Egitto. Non mi ricordo nulla. Cioè, io capisco che sono passati tanti anni da queste letture, però alcune me le ricordo, tipo le tre letture successive me le ricordo, anche perché una in realtà l'ho riletta qualche anno dopo. Al 16° e 17° posto, tra l'altro, guarda caso, ho parlato di recente del primo di questi libri su Instagram, Garth Nix con Sabriel e Lyrael. Sabriel e Lyrael fanno parte di una trilogia che termina con Aborsen, che non ho mai letto, incredibilmente da 2005, perché Sabriel come primo volume mi era piaciuto tantissimo, ma mi aveva dato l'impressione di essere diventata una trilogia con una decisione successiva. Lyrael, infatti, non mi aveva convinto così tanto, tanto da non farmi venire voglia di leggere il terzo volume. Secondo me Sabriel è un libro che vive benissimo anche da solo, senza dover leggere i seguiti. Quindi se avete voglia di un fantasy young adult, sì, parecchio young adult, però ben fatto, io me lo ricordo molto, molto carino. Al 18° posto Robert Jordan con L'Occhio del Mondo. L'Occhio del Mondo è una delle saghe fantasy più famose del panorama fantasy contemporaneo, che è stata portata a termine. Oddio, se non ricordo male, addirittura dal figlio di Jordan e da Sanderson, però potrei dire una stupidaggine perché non... è una saga che io ho iniziato due volte, quindi io mi sono letta il primo volume due volte ed è un mattonazzo e non ho mai proseguito. Continuo a chiedermi il perché, non so perché, però magari prima o poi lo farò, giuro. Un altro libro di cui non ricordo nulla, di K.M. Sohenlein, Il mondo dei ragazzi normali. Dal titolo potrebbe sembrare una cosa simile, non so se vi ricordate nel video precedente a questo riguardo alle mie letture, del mio amore per Scusate se ho 15 anni di Zoetrope. In questi anni io ero alla ricerca di libri del genere, scritti o scritti da o scritti per adolescenti di un certo tipo, che mi facessero sentire in qualche modo capita in quanto, vabbè, non ero già più adolescente, però insomma. Mi piaceva quell'ambientazione lì, mi piaceva quel modo lì di raccontare, quindi potrebbe essere un libro del genere, ma non ci giurerei. Un altro Kinsella con I Love Shopping con mia sorella, basta che palle. Per finire con il secondo volume, credo, della saga degli Otori di Liam
Liam Earn, Il viaggio di Takeo, che tra l'altro non so se, non credo che verrà chiamato così, ma adesso ve lo dico subito. Quando voi vedrete questo video, il romanzo sarà stato ripubblicato da poco. Io adesso non so quando caricherò questo video di preciso, ma sicuramente dopo la metà di luglio. Sarà stato ripubblicato da poco con il titolo. Me lo sono già dimenticato, Le nevi dell'esilio da parte di Edizioni EO. Quindi, se vi interessa questa saga fantasy di ispirazione giapponese medievale, vi consiglio di non farvela scappare perché io me la ricordo veramente, veramente con piacere e vorrei rileggerla perché di sì, perché secondo me all'epoca non le avevo prestato sufficiente attenzione. E basta, questo era l'ultimo libro letto nel 2005, quindi per un totale di 21, che per carità non sono male, ma rispetto ai 36, 41 degli anni precedenti, iniziamo veramente a calare, però insomma la lettura è un piacere e non bisogna neanche forzarsi a leggere un tot di libri l'anno, perché secondo me non ha senso. E basta, fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi titoli, cosa ne pensate, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!